elezioni in Turchia, il partito islamico del presidente Erdogan conquista la maggioranza assoluta, sconfitte le forze di opposizione. Il partito filo-curdo resta per pochi voti in Parlamento. Scontri tra manifestanti curdi e polizia di Diyarbakir. E tensione fra Libia e Italia. Il governo di Tobruk denuncia la presenza di navi militari italiane in acque libiche e minaccia: difenderemo la nostra sovranità con ogni mezzo. Secca la smentita del nostro Ministero della Difesa. Le navi erano in missione contro gli scafisti in acque internazionali. Devastato a Tripoli il cimitero italiano. Investitura ufficiale per Francesco Paolo Tronca, neocommissario straordinario di Roma, l'uomo che traghetterà il comune fino alle elezioni della prossima primavera. Per me è una sfida, vedremo cosa riuscirò a fare, ha detto l'ex prefetto di Milano, che ha incontrato per la prima volta Papa Francesco durante la messa di Ogni Santi al cimitero romano del Verano. Lo sport, la Fiorentina strapazza il Frosinone e aggancia l'Inter in vetta alla classifica, il Napoli fermato sul pari dal Genoa. Vola il Milan che travolge la Lazio ed è quinto. In Formula 1 Rosberg domina il Gran Premio del Messico ed è un disastro per le Ferrari, fuori sia Vettel che Raikkonen. Allora, Lassi, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del TG La 7. La notizia più importante è naturalmente il risultato delle elezioni politiche in Turchia. Un po' a sorpresa rispetto a quelle che erano le attese, il partito di Erdogan ha trionfato. Maggioranza assoluta recuperata rispetto alle elezioni del giugno scorso, quando il governo non aveva raggiunto questo risultato. Ci sono state però forti tensioni nel paese, anche se lo stesso Erdogan ha detto che questo è un voto per la stabilità della Turchia. Il partito filo-curdo, principale forza dell'opposizione, è riuscito a entrare in Parlamento per il rotto della cuffia, ma ci sono stati momenti di tensione a Diyarbakir, proprio nell'area della maggiore opposizione a Erdogan. Vediamo il servizio. Ora la Turchia può diventare un paese dove tutti si salutino in pace, perché ha vinto il bisogno di stabilità e di fiducia. C'è la solita retorica della politica nelle parole del premier turco Davutoglu quando commenta la vittoria del suo partito di maggioranza, la KP, e del suo sultano Recep Tayyip Erdogan. Ora, dopo aver ripetuto le infruttuose elezioni di giugno, Erdogan ha di nuovo la maggioranza in Parlamento. 316 seggi garantiti dal 49% dei voti conquistati ieri servono a governare da soli, certo, ma non abbastanza per il vero sogno del 61enne ex venditore ambulante di pane divenuto rais: riscrivere la Costituzione turca, quella laica di Ataturk, per capirci. Dunque appello a tutti i partiti dopo il voto perché lo si possa fare insieme e restare al potere chissà sino a quando. Dietro di lui il solito scenario con i 134 seggi dei socialdemocratici, i 41 dei nazionalisti ed ancora i curdi moderati dell'HDP di Selahattin Demirtas, che pur perdendo 1 milione di voti restano in Parlamento almeno con l'11% delle preferenze, un miracolo secondo il partito che non ha fatto campagna elettorale per ragioni di sicurezza e su cui ha pesato la strage del 10 ottobre ad Ankara, di cui i curdi accusano il governo ed il governo turco quelli dell'ISIS, ma è storia di ieri. Ora Erdogan comanderà la Turchia almeno per i prossimi 8 anni. Nei 13 precedenti ha costruito un paese che non può fare a meno di lui, leader che ancora non ha risolto la guerra interna con i curdi del Partito dei Lavoratori, come quella con la stampa libera, con le nuove istanze giovanili e sociali. Nonostante le mire europee evidenti di Ankara verso l'Unione per Bruxelles, poi Erdogan è il referente fondamentale per il dramma dei flussi migratori che ha nella Turchia un passaggio obbligato verso il nord del continente. Erdogan non è più quello che si mostrava 10 anni fa. Fa al mondo, capace di far convivere in Turchia Islam moderato e democrazia. Ora, visto il caos regionale del Medio Oriente, tra guerre ed esodi di massa, il reis turco, democraticamente legittimato, ha mire nuove. Vuole tornare sultano a tutti gli effetti, secondo chi lo studia, e lui ci crede davvero. E poi c'è la vicenda fra Italia e la Libia di Tobruk. Quest'ultima ha accusato ieri con grande durezza il nostro paese di aver violato con 3 navi militari le acque territoriali appunto di Tobruk.
e ha minacciato una reazione militare se questo dovesse accadere ancora. Sono stati fatti alzare in volo anche dei caccia, teoricamente per respingere le nostre navi. Navi che, dice il Ministero della Difesa, non sono mai entrati nelle acque territoriali libiche. Un incidente diplomatico con l'Italia a poche ore da una decisione importante per il futuro imminente della Libia. Ieri le autorità di Tobruk, le uniche riconosciute dalla comunità internazionale, hanno espresso tutto il loro disappunto per un presunto sconfinamento di 3 navi da guerra italiane in acque territoriali libiche nei pressi della costa di Bengasi. Episodio che sarebbe avvenuto la notte tra sabato e domenica e avrebbe spinto i libici a far alzare in volo i caccia per seguire i movimenti delle unità navali italiane. Una ricostruzione assolutamente falsa per il Ministero della Difesa italiano che in una nota ha ribadito come tutte le nostre navi militari impegnate nel Mediterraneo operino in acque internazionali nel rispetto dei limiti stabiliti dai trattati. Tutto ciò mentre oggi a Tobruk si dovrebbe decidere se accettare o meno l'intesa per un governo di unità nazionale annunciato 3 settimane fa dall'inviato delle Nazioni Unite Bernardino León. Il sospetto che in qualche modo possa esservi un nesso tra le due vicende è forte. La costituzione del governo di unità nazionale e la richiesta da parte di quest'ultimo di un intervento dell'ONU permetterebbe infatti di passare alla fase 3 della missione europea contro i trafficanti di esseri umani, con la possibilità di fermare e distruggere le imbarcazioni degli scafisti anche in acque libiche. Del resto l'ostilità verso la comunità internazionale, e l'Italia in particolare, si è evidenziata anche con la devastazione del cimitero cattolico italiano di Tripoli, un gesto vile di inciviltà e di intolleranza per il Ministero degli Esteri italiano. E poi c'è la vicenda dell'Airbus russo precipitato nel Sinai. La novità è che l'aereo ha visto disintegrata la sua carlinga, una situazione che ha poco a che vedere con il guasto tecnico di cui avevano parlato fin dal primo momento le autorità egiziane e che era stata confermata anche da Mosca. Insomma, torna l'ipotesi dell'attentato. Un mistero ancora lontano dalla soluzione. Continuano le voci e le ipotesi sull'aereo partito da Sharm el Sheikh con destinazione San Pietroburgo e precipitato sul Sinai con a bordo 224 passeggeri, nessun sopravvissuto, la maggior parte di loro russi. Il primo punto dell'inchiesta lo ha messo ieri Viktor Sorochenko, direttore esecutivo della Commissione Interstatale dell'Aviazione Russa. La disintegrazione della fusoliera, ha detto Sorochenko, si è verificata in volo, i frammenti sono distribuiti su un'area di 20 km quadrati. Perché però il velivolo si sia spezzato 23 minuti dopo il decollo nessuno ancora lo sa. Una depressurizzazione dovuta ad una debolezza strutturale dell'aereo, un'esplosione a bordo, un guasto tecnico, nessuna causa può essere esclusa, mentre arriva la sospensione da parte dell'Agenzia Federale dei Trasporti di tutti i voli degli Airbus A321 della Metrojet. Una precauzione perché resta ancora viva l'ipotesi che ad abbattere il volo sia stato il sedicente Stato Islamico, che ha anche rivendicato il presunto attentato come ritorsione per gli attacchi russi in Siria contro l'ISIS. Anche in questo caso sono gli stessi russi insieme alle autorità egiziane a negare che il califfato abbia in dotazione armi per colpire un aereo a quota superiore ai 5.000 metri. In ogni caso, per motivi di sicurezza, Lufthansa, Air France ed Emirates hanno deciso di sospendere i loro voli sul Sinai fino a che non ci saranno cause certe per la tragedia. Da ieri una commissione internazionale di esperti russi, egiziani e francesi ha cominciato gli esami sulle scatole nere. Per avere certezze ci vorranno mesi, ha detto il presidente egiziano Al-Sisi. Veniamo a Roma, è iniziato il lavoro del commissario Tronca, l'uomo che dovrà portare il comune, la capitale, alle elezioni amministrative della prossima primavera. E la giornata di lavoro di Tronca, domenica, quindi ieri, è iniziata con un incontro di 2 ore con il prefetto della capitale Gabrielli e poi c'è stato anche il primo contatto con Papa Francesco e fra poco inizia il giubileo. Per Roma incomincia la gestione commissariale di Francesco Paolo Tronca, che da ieri si è insediato al Campidoglio, primo saluto con la fascia tricolore in mattinata ai romani. Poi l'incontro con Papa Bergoglio al cimitero del Verano, dove il pontefice ha celebrato la messa per ogni santi. Le sue parole mi danno la forza per andare avanti, ha detto il neocommissario di Roma. Ed il giubileo sarà proprio il primo vero banco di prova, la seconda sfida per Tronca dopo quella dell'Expo. In mattinata la formalizzazione del nuovo incarico alla Prefettura di Roma e il lungo colloquio con il prefetto di Roma Gabrielli.
e da oggi al lavoro dunque con la definizione del team di subcommissari che lo dovranno affiancare fino alle prossime elezioni di primavera. Il lavoro di squadra è un metodo efficiente che non intendo abbandonare, ha detto Tronca, consapevole, spiega, del fatto di non poter applicare le stesse strategie per ogni città. È una sfida, vedremo che riusciremo a fare. E dunque il dopo Marino è incominciato con il segretario Premier Renzi, finora rimasto nell'ombra della vicenda romana, che intende riprendersi la capitale per evitare che il PD finisca per essere tagliato fuori dalle elezioni di primavera. Prima sfida dunque quella del Giubileo. Già nelle prossime ore Renzi intende convocare un Consiglio dei Ministri per stanziare le risorse e varare un decreto Roma che potrebbe contenere anche l'indicazione dei subcommissari in nomi Lizza, quelli di Sabella, Malagò, Rettiglieri e Fortes. L'obiettivo è quello di tenere la gestione di Roma più vicina a Palazzo Chigi, lontano dalla lentezza della burocrazia del Campidoglio, una sorta di cabina di regia che dunque Renzi vuole avvocare a sé, a partire proprio dalla decisione di puntare su Tronca per spazzare via la tragica uscita di scena di Ignazio Marino, con il PD che nella direzione di lunedì prossimo farà il primo punto sul caso Roma e della giunta appena caduta. Nuovo intervento del presidente dell'INPS, Boeri, che ha toccato due punti. Il problema degli esodati, che dice, è tutt'altro che risolto. Forse servirà, anzi sicuramente servirà almeno un'ottava sanatoria dopo le sette già varate in passato. E poi alla questione delle pensioni. Va fatta una vera riforma complessiva e definitiva. E inoltre ha parlato anche dei vitalizi dei parlamentari che vanno tagliati, ha detto. Alla vigilia dello sbarco in aula della legge di stabilità, il presidente dell'INPS, Tito Boeri, lancia l'allarme sugli esodati. Il problema non è risolto, sottolinea Boeri, che chiede al governo anche di rimettere mano ad una complessiva riforma delle pensioni. Parole quelle sugli esodati in aperto contrasto con quelle del ministro Poletti, che considera invece chiusa la partita. In realtà, secondo gli ultimi calcoli, ci sarebbero ancora circa 20.000 persone lasciate, senza stipendio né pensioni dal brusco innalzamento dell'età pensionabile deciso nel 2011 dal governo Monti, con la riforma Fornero. Ma quello degli esodati non è l'unico caso aperto per il presidente dell'INPS. Con la legge di stabilità rimarrebbe risolto un altro grande problema, quello dei licenziati che hanno un'età superiore ai 55 anni. I veri esodati, li definisce Boeri. Per loro, suggerisce, si potrebbero recuperare risorse chiedendo un contributo a chi riceve pensioni con importi elevati e che ha goduto di trattamenti di favore. Una platea di circa 200.000 persone, compresi i politici. Boeri già a giugno aveva suggerito a Renzi un taglio sui vitalizi che superano gli 80-85.000 euro. Sugli esodati, se sarà necessario, faremo un nuovo intervento, ma non tocca all'INPS proporre leggi. Boeri faccia il suo mestiere, la replica secca del presidente della Commissione Lavoro, Damiano. Altro che taglio parziale, i politici devono rinunciare del tutto ai vitalizi come facciamo noi, rilanciano i parlamentari 5 Stelle. Per fare il punto sulla legge di stabilità, oggi Renzi dovrebbe vedere il ministro dell'economia Padoan, domani l'incontro del Premier con i parlamentari del PD. Resta gravissima la situazione del maltempo in Calabria, ma anche in Sicilia. E ci sono vere e propri nubifragi, è stata interrotta la linea ferroviaria ionica che è stata letteralmente spazzata via e, come sapete, nei giorni scorsi c'era stata anche una vittima. Il punto è la situazione. Frane, comuni isolati, allagamenti, bufere di vento, una vittima a Taurianova dove un uomo di 43 anni è stato travolto dalla piena di un torrente che stava cercando di attraversare in auto insieme alla figlia, ha perso la vita. Il suo corpo è stato ritrovato a centinaia di metri dal luogo dell'incidente, mentre la figlia è riuscita a salvarsi grazie al provvidenziale intervento di alcuni passanti. È l'episodio più tragico finora dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo su Calabria e Sicilia. Queste scattate dai vigili del fuoco sono le immagini della linea ferroviaria ionica spazzata via in più punti. Nella serata di ieri la circolazione è stata ripristinata lungo la linea Paola-Reggio Calabria, ma i convogli procedono con molta lentezza, i ritardi sono inevitabili. Rimane chiuso un tratto della strada statale 106 ionica in prossimità del centro di Bovalino Ardore in provincia di Reggio Calabria. Sono ancora molti i paesi isolati in questa zona. La Protezione Civile ha prorogato l'allerta meteo a livello 3, il più alto, anche per la giornata di oggi. Particolarmente a rischio ancora il sud della Calabria e la Sicilia orientale.
Le frane innumerevoli sull'intero territorio sono in queste ore la maggiore preoccupazione per le forze della protezione civile in azione anche in Sicilia. Nelle ore notturne Palermo è stata colpita da un nubifragio e le isole Eolie da tempeste di vento, come a Catania dove sono stati divelti i pali della luce e molti cornicioni sono crollati. Gravi difficoltà anche in provincia di Enna, dove è franato un intero tratto di strada. E di nuovo bufera per le dichiarazioni del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Tavecchio. Stavolta sono antisemite ed omofobe. Una registrazione audio che risale a qualche mese fa, ma che è stata resa nota proprio in queste ore, ha messo di nuovo nei guai il presidente della Federcalcio, che già in passato, lo ricorderete, era stata al centro di polemiche per alcune gaffe politicamente scorrette. Un ricatto, non mi dimetto, si è difeso Tavecchio, che nel colloquio privato con il direttore del sito a cui ha rilasciato l'intervista ha rivolto proprio pesanti insulti agli ebrei e agli omosessuali. L'ennesimo scivolone del numero uno della Federazione Italiana Gioco Calcio ha messo in imbarazzo il mondo sportivo, scatenando le proteste sia delle comunità ebraica che delle associazioni omosessuali. Dura anche la presa di posizione del governo, che non gradisce, questo è noto, la presenza di Tavecchio in Federazione Italiana Gioco Calcio. E siamo adesso, a proposito di calcio, a quello giocato con la Fiorentina, che arriva al primo posto in classifica, e ieri sera con il Milan, che vince a Roma contro la Lazio. La Fiorentina a valanga cala il poker e si riprende la vetta della classifica. Agli uomini di Paolo Sousa basta meno di un tempo per avere ragione del Frosinone e per agganciare l'Inter in testa. Ai viola riesce tutto facile, con tre gol segnati nello spazio di appena 7 minuti nella prima frazione di gioco. La Fiorentina, in gol da 18 giornate consecutive in Serie A, ormai non è più una sorpresa, anche se Sousa continua ad impressionare per la naturalezza e l'efficacia con cui gestisce la rosa, coinvolgendo tutti gli uomini a sua disposizione. In gol contro il Frosinone, Rebic, Rodriguez, Babacar su rigore e Suarez. Il Napoli fallisce l'aggancio alla vetta, interrompendo a Marassi una serie di 7 vittorie consecutive. Nello 0-0 sul campo del Genoa, protagonista assoluto il portiere rossoblu Perin, reattivo su tutti gli attacchi di Higuain e compagni. Il Milan scavalca la Lazio battendo 3-1 i biancocelesti all'Olimpico. Bertolacci nel primo tempo, Mexes e Bacca nella ripresa firmano il successo rossonero, che rinsalda la panchina di Mihalovic e riavvicina il diavolo al quarto posto. Per la Lazio in gol con Kishna, ma mai veramente in partita, ancora una serata nera soprattutto per la difesa, che continua ad incassare tanti gol. Non poteva andare meglio l'esordio di Roberto Donadoni sulla panchina del Bologna, ereditata da Delio Rossi. 3 gol all'Atalanta per il tecnico tornato ad allenare dopo la travagliata esperienza di Parma, ossigeno puro per la classifica del Bologna, adesso un po' meno complicata. A segno Giaccherini, Brienza, ma soprattutto Mattia Destro, colpo di mercato degli emiliani che era rimasto a secco per 11 giornate. Finiscono senza gol Udinese Sassuolo e Carpi Verona. Stasera chiudono la giornata Chievo Sampdoria e Palermo Empoli. Siamo alla Formula 1, nel Gran Premio del Messico vince Rosberg e le Ferrari vanno davvero malissimo. Una lezione di umiltà, così alla Ferrari, che non ricordava un simile disastro da Melbourne 2006, hanno commentato la domenica nera di Vettel e Raikkonen. Partiti con molte speranze, ma costretti ad assistere da spettatori alla grande festa di Rosberg ed Hamilton. Dopo poche decine di metri, il contatto con la Red Bull di Ricciardo costa a Vettel il primo contrattempo della giornata. Gomma bucata e strategia da modificare, con le due Mercedes subito imprendibili. Le monoposto anglo-tedesche si sono adattate meglio di tutte all'improvviso aumento delle temperature, con asfalto a 50 gradi invece dei 30 delle prove del sabato. Dalla 19ª posizione Vettel ha provato una rabbiosa rimonta, ma ha dovuto fare i conti prima con un testacoda e poi con un incidente alla stessa curva a 19 giri dalla bandiera a scacchi, quando girava su tempi a livello delle due Mercedes. Il secondo posto in classifica mondiale adesso è lontano 21 punti. Ancora più negativa la domenica di Raikkonen, era quinto quando si è trovato davanti il connazionale Bottas. Dopo il contatto di 3 settimane fa in Russia, Bottas si è vendicato mettendo fuori gara il rivale. La direzione di corsa non ha voluto prendere nessuna sanzione contro il pilota della Williams, che ha chiuso terzo alle spalle di Rosberg ed Hamilton, separati al traguardo da neanche 2 secondi.
E proprio la lotta per le posizioni alle spalle delle due Mercedes ha reso la gara incerta sino all'ultimo giro. Bottas ha preceduto le Red Bull di Kvyat e Ricciardo e l'altra Williams di Massa. Tutte racchiuse in meno di 7 secondi, ma terribilmente lontane dalla coppia Mercedes. E fra due settimane penultimo Gran Premio stagionale in Brasile, con le Ferrari obbligate a far subito dimenticare la battuta a vuoto di ieri. Allora, fra poco le previsioni meteo con Paolo Sottocorona, poi c'è Omnibus, ospiti di Alessandra Sardoni questa mattina, Walter Verini del Partito Democratico, Carla Cantone che è la segretaria della SPI-CGIL, poi l'economista Mario Seminerio, due giornalisti, Carlo Bonini di Repubblica e Stefano Zurlo del Giornale. Prossimo appuntamento con le notizie alle 13:30, grazie, noi ci vediamo domani, arrivederci.